nel cuore di Palermo, dove tra viuzze, mercatini e piazze barocche trovano spazio nobili palazzi ricchi di storia e tradizioni secolari, come quello della principessa signoretta Licata di Baucina Alliata. Innanzitutto grazie principessa per averci aperto le porte del suo palazzo. Grazie a voi di aver avuto questo interesse per casa nostra e per la mia città. Lei ha questo splendido palazzo nel pieno centro di Palermo. Proprio nel cuore pulsante di Palermo, ed è un palazzo che è stato sempre molto amato, che è nella nostra famiglia dal 1400 e che ha una storia assolutamente inusuale, perché fu costruito dai Termine, principi di Baucina, e poi nel 700 fu venduto alla mia famiglia. Negli ultimi tempi so che è andata a curiosare un po' negli archivi di famiglia. Sì, perché finalmente dopo tanto tempo abbiamo potuto far fare un libro e quindi abbiamo ripreso tutti gli archivi di casa che partono dal 400 e arrivano ai giorni nostri. Ed è spuntato uno spaccato di vita straordinario. A un certo punto non mi sono più sembrati solo dei nomi o dei bruttissimi antenati appesi al muro, vede? È pieno. Io dicevo sempre quando mia figlia era piccolina, speriamo che i suoi pretendenti non guardino questi antenati, se no rimarrà senza marito perché sono troppo brutti. Invece si è sposata, quindi evidentemente non li hanno visti. E poi dall'archivio è spuntato tutto un cartello di lettere d'amore, di vita privata di queste persone, di come si svolgeva la vita secolo per secolo, così diversa da oggi. Ora, in quanti vivete qui? Mio marito, io, e un cane e un gatto. Prima c'erano i miei figli, ma adesso sono sposati. In certi minuti ci sentiamo quasi due fantasmi che si girano in questa casa. Sicuramente siamo dei privilegiati a vivere in queste bellissime dimore storiche, però abbiamo anche degli oneri enormi, perché la manutenzione di queste case è una cosa spaventosa. E soprattutto oggi che la pressione fiscale è diventata veramente importante, avremo delle grandi difficoltà a traghettare tutte le nostre dimore storiche alle generazioni future. Siamo sicuri che è attaccato bene? È un lampadario di Murano del 700 e pare che sia il più grande che ci sia in Europa. E nel 1996 mio marito mi disse di pensare a pulirlo e elettrificarlo perché aspettavamo la visita della regina Beatrice d'Olanda. E allora, insomma, lui me lo chiese come se si dovesse pulire, non so, un portacenere. Non può capire lo stress che è stato. E allora l'abbiamo pulito personalmente, mio marito, io, mio figlio e mia figlia, durante un mese e mezzo di un certo mese di agosto, prima in acqua e poi in alcol per levare il calcare, ed erano 2500 piccoli pezzi di vetro. Sarà stata contenta la regina d'Olanda quando è venuta? D'Olanda forse è stata contenta, le mie mani, anzi le nostre mani un po' meno, perché sembravano dei würstel alla fine con tutto questo alcol. E alla fine, insomma, questo miracolo c'è stato di poterlo rimontare, e penso che la prossima volta sarà la prossima generazione quello che lo pulirà, perché non lo farà più. Troppa fatica, sì, un po' di polvere alla fine fa antico, insomma. Non bisogna avere queste case troppo splendenti quando hanno tanti secoli di storia alle spalle. E se la definissi come l'ultima dei gattopardi? Ah no, io voglio essere la prima delle tigri. Però questi gattopardi che danno uno stereotipo così, hanno dato a tutti un'impressione come se la Sicilia e i siciliani fossero un po' addormentati, non va più bene. Prima delle tigri, rampanti al passo coi tempi.